Oggi a Villa Santa Maria è giornata a suo modo storica per questa comunità, come ci spiega il sindaco Pino Finamore, perché è storica? Ma storica perché dopo 22 anni siamo riusciti a passare dal GPL propano che serviva a tutti gli utenti di Villa Santa Maria al gas metano, insomma bisogna tenere in considerazione che dei 104 comuni della provincia di Chieti eravamo rimasti solo noi e il comune di Pennadomo che non è ancora riuscito a passare a metano, ma la metanizzazione qui è stata fatta insomma 20 anni fa. Quindi è stato un dispendio di energie e anche economico per i nostri utenti che hanno dovuto, come dire, non hanno potuto usufruire della metanizzazione che già c'era. Questo grazie, diciamo, a qualche errore del passato che è stato fatto. Però oggi per noi storica perché, diciamo, abbiamo raggiunto un obiettivo ed era anche un obiettivo dell'amministrazione comunale. Quando in campagna elettorale dicevamo che avremmo fatto questo passaggio, molti erano un po' scettici perché si era già tentato altre volte, ma purtroppo con scarso successo. E invece oggi riusciamo ad avere la possibilità di aver metanizzato con la ditta Verducci che diciamo ci eroga il metano dopo che la stessa Sangrogest ha autorizzato il passaggio sulle proprie reti. Quindi un bel risultato, un risultato storico. Ci tenevamo a fare come dire, un incontro in piazza proprio per poter condividere prima delle feste natalizie anche come dire, gli auguri, lo scambio degli auguri, ma anche tutte le notizie che devono confortare i nostri utenti nel consumo di questo metano che già come primo approccio sembra dia dei risparmi, ma questo lo vedremo nel corso del tempo. Quali erano state nel passato le difficoltà a poter arrivare a questo obiettivo e quindi mettervi sostanzialmente alla pari con tutti gli altri comuni? Ma le difficoltà erano tutte dettate da un contratto che è stato fatto nel 97 e fu fatto qualche giorno prima che si potessero realizzare le reti, diciamo, di metanizzazione sul territorio del comune di Villa. Fu una scelta all'epoca politica dell'amministrazione comunale, ma che ha inciso molto sulle tasche di noi cittadini villesi per un ventennio. Quindi, come dico sempre, bisogna sempre come dire, cercare di riflettere prima di fare qualche passo importante per i cittadini, perché poi questo può danneggiare, diciamo, non noi di questa epoca, come dico io, ma i nostri figli e i nostri nipoti. I cittadini saranno serviti tutti o ci saranno ancora delle zone d'ombra? Diciamo che sono quasi tutti serviti, abbiamo qualche zona esterna, ma la ditta Verducci su richiesta, come dire, è disponibile a poter fare tutto quello che è possibile per metanizzare anche altri centri. Tenga in considerazione che con Univergas al momento del distacco del gas non è che sia stato totalmente indolore, insomma dobbiamo alla ditta 260.000 euro in 3 anni perché loro hanno realizzato, come per legge d'altronde, alcune condotte dopo il 2010, quindi giustamente quelle devono essere rimborsate alla ditta che ha fatto un investimento. Oggi diceva il sindaco che la presentazione di questo evento doveva avvenire in piazza, purtroppo le condizioni meteo hanno impedito che ciò avvenisse, ma comunque la serata è riuscita ugualmente. Beh, è riuscita sì, anche grazie, diciamo, alla collaborazione dei cittadini e anche ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Abbiamo messo insieme, unito, due iniziative che fanno sì che si possa inaugurare e benedire questa fiaccola per tutti i cittadini villesi e poi poter ascoltare le canzoni preparate dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero e condividere qualcosa per uno scambio di auguri, castagne e qualcos'altro. L'ingegner Eligio Fracasso è il consulente tecnico del comune di Villa Santa Maria con il quale ha collaborato a questa fase abbastanza delicata anche dal punto di vista tecnico per il passaggio a una diversa tipologia di distribuzione del gas. Ci può spiegare un po' nel dettaglio come siete arrivati a questa conclusione? Allora, intanto il comune di Villa Santa Maria ha una lunga storia di gestione a GPL per effetto di una gara fatta oltre 20 anni fa. E per effetto della cessazione del rapporto di concessione con il, diciamo, il proprietario delle reti a GPL e
con la disponibilità del gas metano che proviene dalla rete di Quadri, ed era l'impianto pronto da anni, tutto sommato, è stato possibile trasformare, ovvero collegare immediatamente le reti prima a GPL e adesso a metano, quindi l'alimentazione del metano di questo paese, che è stato purtroppo rinviato per tanti anni dovuto al precedente concessionario che non aveva interesse al metano ma semplicemente a GPL, oggi è diventata una realtà anche grazie a un'impresa che si è accollata di questo onere di trasformare questi impianti, e con un risultato direi che a questo punto nella Vallate è il penultimo ad essere a metano, perché rimane purtroppo ancora un comune della zona che è della zona AGPL, quindi io personalmente come professionista ho contribuito da anni a tutta la Vallate, alla progettazione di tutti i comuni della zona quasi. Grazie. I cittadini hanno bisogno di qualche informazione particolare o sono già avvezzi a questo genere di utenza? I cittadini prima erano abituati a un'erogazione di GPL, a parte che era più costosa, il discorso del costo, ma poi dovevano anche come gestione tecnica degli impianti, la parte impiantistica, seguivano delle regole che sono diverse dalle regole del metano in termini di sicurezza. Per cui in questo momento i cittadini sono stati chiamati ad adeguare gli impianti interni loro, cioè praticamente le caldaie, i fornelli eccetera, ma soprattutto c'è un aspetto molto molto più importante, che è quello anche economico. E prima erano vincolati a un unico soggetto che erogava GPL, in quanto non vi era concorrenzialità sulla vendita del gas. Sul metano c'è la concorrenzialità, per cui i cittadini possono oggi instaurare un rapporto di fornitura contrattuale con qualsiasi società nazionale, che è diverso dal soggetto che sta facendo gli impianti, quindi hanno la libertà di scelta, ovvero ascoltando la televisione, le promozioni, possono essere ormai avere la stessa chance del cittadino di Pietraferrazzane, che già lo faceva, tanto per fare un esempio.